Salve a tutti, buongiorno, mi chiamo Beatrice Banzi, sono qui oggi con voi per preparare la pasta fresca fatta in casa. E questa è una pasta tipicamente italiana, soprattutto bolognese, la città in cui vivo, Bologna, e dove hanno le radici la mia famiglia. Infatti fino da generazioni noi siamo abituati quasi quotidianamente a confezionare questo tipo di pasta ed io ho imparato fin da piccola, divertendomi con mia mamma e le mie nonne, a prepararla con degli ingredienti genuini, perché soprattutto sappiamo che l'uso delle materie prime è fondamentale per la buona riuscita delle nostre ricette ed è una pasta molto versatile, infatti si presterà a vari tipi di preparazione. Oggi io vi farò vedere come si confezionano le tagliatelle che condiremo con il tipico ragù alla bolognese che man mano vi mostrerò come va fatto o soprattutto come lo facciamo noi da generazioni. Allora iniziamo subito preparare i nostri ingredienti. Io lo faccio per 4 persone che sono i componenti della mia famiglia e consideriamo sempre infatti come porzione un uovo a persona che sarà anche abbastanza abbondante e quindi andiamo a prendere 400 g di farina 00 che metteremo in una terrina. Ecco, con la pratica vedremo che ci abitueremo man mano a considerare gli ingredienti che varieranno a seconda della grandezza delle uova e dell'assorbimento di quest'ultime. Prima di tutto andiamo a rompere le uova in una ciotola, una ad una, per verificarne la freschezza e verificare che non ci siano delle impurità o dei piccoli pezzi di guscio. Man mano versiamo nel cratere che abbiamo formato nella farina. In questo modo. Un'operazione che con la pratica diventerà sempre più veloce, sempre più semplice, perché serve ovviamente, come in tutte le cose, un po' di manualità e diventerà facilissimo e divertente. Una volta che le abbiamo preparate nel centro della farina, usiamo una forchetta ed andiamo a rompere, piano piano andiamo a rompere le uova, assorbendo, cercando di fare assorbire man mano tutta quanta la farina, un'operazione che ci richiederà un po' di tempo, una decina di minuti. Faremo un movimento ritmico rotatorio sempre per cercare di amalgamare gradualmente tutta quanta la farina. Sbattiamo in questo modo e vedremo che otterremo una palla. Vediamo che è ancora un po' appiccicosa, quindi metteremo gradualmente, poco per volta, facendola scendere a pioggia altra farina. A questo punto andiamo ad impastare con le mani, recuperiamo questo che rimane attaccato alla forchetta e facciamo questo movimento rotatorio, raccogliamo la sfoglia e iniziamo ad impastare piano piano. Vediamo che è ancora appiccicosa, si appiccica le mani, aggiungiamo ulteriore, abbiamo detto all'incirca un etto di farina per ogni uovo. Quella è la quantità che di solito serve, però come ho detto prima vedremo man mano, ci renderemo conto se abbiamo bisogno di aggiungerne un po', perché dipende da tanti fattori, dall'umidità dell'aria, dalla grandezza delle uova, ma ce ne renderemo conto con la pratica man mano che andiamo a confezionare la nostra sfoglia. Una volta che la nostra sfoglia ha ottenuto questa consistenza, mettiamo direttamente la sfoglia, la appoggiamo sul tagliere, all'infariniamo un attimo, diamo una spolverata così per fare in modo che non attacchi e proseguiamo in questo modo. Facciamo sempre questo movimento ritmico rotatorio. In questo modo vedremo che la farina viene assorbita in modo ottimale.
Continuiamo così per una decina di minuti, come vi ho detto prima, sicuramente. Ecco, vediamo che ancora una volta si appiccica, prendiamo un altro po' di farina. In totale vedremo che, ecco, vediamo che diventa più chiara, vuol dire che ha assorbito molta farina. A questo punto siamo quasi pronti. Ancora un po', perché appiccica ancora un po'. Dopo aver impastato per circa una decina di minuti, vediamo che abbiamo ottenuto una palla liscia ed omogenea. A questo punto, vedete, quando se mettiamo il dito, vediamo che l'impronta rimane e risale. Vediamo che è molto elastica ed è pronta per essere avvolta in una pellicola e lasciata riposare per circa un quarto d'ora. Facciamo in questo modo, la avvolgiamo, ecco, la lasciamo riposare. Nel frattempo andiamo a lavarci. È trascorsa all'incirca un quarto d'ora, adesso andiamo a togliere la pellicola. Ecco, vedete che la sfoglia è molto liscia, impastiamo ancora leggermente. Prendiamo la sfoglia e con le mani la appiattiamo leggermente nel centro. A questo punto utilizziamo il mattarello, che è questo strumento, e partendo dal centro, pian piano tiriamo la nostra sfoglia facendo pressione, sempre sfruttando il peso del corpo, così facciamo meno fatica. Ecco, dovremo cercare di ottenere una sfoglia sottile, di una forma il più possibile regolare. Facciamo così, la giriamo sempre di un quarto ed andiamo a fare questo movimento. Ecco, ancora la giriamo di un quarto. Ripetiamo l'operazione fino a che man mano vediamo che si allarga sempre di più e si assottiglia sempre di più. All'occorrenza infariniamo. È un'operazione che con la pratica poi ci risulterà molto semplice. Adesso cerchiamo di la facciamo cadere, così ci aiuterà ad allargare la sfoglia. Giriamo ancora. Ancora una volta. Quando vediamo che inizia ad appiccicare, prendiamo un po' di farina e la facciamo scendere a pioggia e continuiamo. Ripetiamo l'operazione, lo giriamo sul mattarello, l'allarghiamo leggermente, la giriamo ancora perché cercheremo sempre di dare una forma il più possibile regolare. A questo punto togliamo il tagliere e appoggiamo direttamente sulla tovaglia la sfoglia. Una volta ottenuto lo spessore e la grandezza desiderata, infariniamo la sfoglia in questo modo, passiamo la farina e lo lasciamo riposare con le finestre aperte un 10 minuti, un quarto d'ora per fare in modo che si asciughi. Prendiamo questi lembi della sfoglia, iniziamo ad avvolgerla su se stessa. Ok, a questo punto prendiamo, una volta che abbiamo fatto questa operazione, utilizziamo un coltello dalla lama affilata e taglieremo all'incirca una larghezza di un centimetro, in questo modo. A
seconda del formato che vogliamo fare della pasta. Ecco, le tagliatelle sono praticamente pronte, le srotoliamo ed andiamo a formare dei piccoli nidi per lasciarlo asciugare ulteriormente. È un'operazione semplicissima da fare, come vedete. Ecco, e ci servirà per fare anche delle piccole porzioni nel caso non volessimo utilizzare tutta quanta la sfoglia in una volta sola. Ecco, vedete, facilissimo. Andiamo a tagliare ancora fino in fondo. Con la sfoglia poi man mano potremo verificare i vari tipi di preparazioni che desideriamo fare, perché è molto versatile e si può utilizzare per tanti tipi di pasta, per tanti piatti sfiziosi che vorremmo preparare. Ecco, io di solito faccio in questo modo perché si asciuga meglio, la lascio poi riposare un'altra decina di minuti prima di andarla a cuocere in acqua bollente salata ed andarla a condire con il ragù bolognese, che fra un attimo vi mostrerò come preparare. Salve a tutti, ecco che adesso, dopo aver preparato le tagliatelle di pasta fresca fatta a mano alla bolognese, andiamo a preparare il ragù tipico bolognese, o almeno come lo fa la mia famiglia da generazioni. Noi utilizziamo questi ingredienti che vedete qui su questo tavolo e sono 350 g di macinato di bovino, 350 g di macinato di suino, 150 g di pancetta tritata, 150 g di salsiccia, sempre tritata, mezzo bicchiere di latte, mezzo bicchiere di vino bianco, passata di pomodoro, questa è fatta in casa ma andrà benissimo anche quella acquistata al supermercato, circa un 300 g, quanto basta di olio extravergine di oliva, quanto basta di sale, pepe e peperoncino, una costa di sedano, una carota, una cipolla e circa un 200 g di burro. Allora, per prima cosa utilizziamo le verdure che andiamo a tritare al tritatutto. Mettiamo il nostro ragù con il mettere sul fornello un po' di olio extravergine di oliva e di burro. Lasciamo sciogliere. Iniziamo ad aggiungere le verdure che abbiamo tritato, la cipolla, il sedano e la carota. Lasciamo rosolare bene. Qualche minuto. Iniziamo con la carne, iniziando dalla parte più grassa, con la carne più grassa, perché rilascerà il suo sugo e il ragù verrà molto più buono. Iniziamo quindi con il mettere la pancetta, poi la salsiccia. E lasciamo rosolare bene. Stemperiamo con una forchetta, io utilizzo quelle di legno perché le preferisco. Lasciamo cuocere almeno un 2 minuti, vediamo che sta soffriggendo e la carne più grassa rilascerà tutto il suo grasso che ci servirà a cuocere meglio il resto della carne che andiamo comunque ad aggiungere. Questo è il macinato di suino.
cerchiamo di stemperarlo il meglio possibile e mettiamo anche quello di bovino contemporaneamente. Impiegherà più tempo a cuocere, ma tanto un paio d'ore il ragù alla bolognese deve rimanere sul fuoco, con un fuoco bassissimo, avendo cura che non attacchi, quindi controllando e mescolando ogni tanto. Ecco, adesso facciamo rosolare anche queste verdure, le mescoliamo, le amalgamiamo a tutto il resto del fondo di cottura. Scorsi altri 5 minuti, vediamo che la carne si è ben rosolata e adesso andiamo a sfumare con il mezzo bicchiere di vino bianco. Lo lasciamo evaporare. Lasciamo evaporare molto bene. Quindi questo abbiamo parlato, questa quantità, diciamo che se abbiamo tanti ospiti a cena, una decina di persone, ne abbiamo a sufficienza, altrimenti utilizziamo man mano quello che ci serve. Ecco, a questo punto direi che il vino è evaporato, vado ad aggiungere al mio passato di pomodoro un 300 grammi circa. Vado a mescolare e poi a questo punto aggiungo anche il burro rimanente. Il sale, il pepe, il peperoncino. Sciogliere. A questo punto metto il mezzo bicchiere di latte e un dado. Mescolo bene. A questo punto tutti gli ingredienti sono stati utilizzati. Adesso abbasserò, quando diventerà, prenderà il bollore, abbasserò la fiamma e lo lascerò cuocere. Io lo cuocio 2 ore, ma di solito anche 3 ore, molte persone lo fanno bollire per 3 ore, avendo cura sempre di controllare che i liquidi siano sufficienti alla cottura. Se vediamo che si asciuga troppo, possiamo aggiungere o ancora un po' di latte oppure del brodo, brodo di carne o brodo che facciamo noi con il dado. Ecco, vediamo che inizia a prendere bollore. Lo lasciamo bollire bene e poi abbassiamo il fuoco e attendiamo 2 ore mescolando di tanto in tanto. A questo punto vediamo che bolle, abbassiamo la fiamma il più possibile e a fuoco lentissimo lo lasciamo cuocere per 2 ore, avendo cura sempre ovviamente ogni tanto di mescolarlo. Quando l'acqua bolle mettiamo il sale e una goccia di olio per fare in modo che la pasta non attacchi, così facendo non attaccherà mai. Adesso andiamo a buttare il nostro nido di sfoglia, lo allarghiamo un attimo con questo attrezzo e lo lasciamo cuocere per 1 minuto circa, come tutta la pasta fresca in 1 minuto quando galleggia è già cotta. Lasciamo trascorrere all'incirca 1 minuto. Ecco, vediamo che diventa anche più chiara, questo è il segno che è già pronta. Adesso la andiamo a raccogliere, la scoliamo ben bene. Io per farvi vedere ne ho cotta solamente una porzione. Spengo il fuoco e vado ad impiattare con questo forchettone. Lo giro sul mestolo e lo sistemo nel piatto. A questo punto il mio ragù, sono trascorse 2 ore, è già pronto per essere servito. Vado a condire
questo punto metto il parmigiano e una fogliolina di basilico per rendere il piatto più carino.